Dallo Zibaldino di Giovannino Guareschi, Vanni Olivero legge Il Puntiglio. Alla gente piacciono le storie nelle quali lui incontra lei, e poi lei incontra lui, e poi tutte e due si incontrano, ma lui si innamora di lei mentre lei se ne infischia di lui, perché ama un altro, il quale altro, a sua volta, finge di amare lei, mentre in realtà ama un'altra, che a sua volta ama Giacomino Persighetti, di anni 37, coniugato con prole, eccetera. Dopodiché succedono tanti di quei guai e di quelle complicazioni che alla fine lui sposa lei sposa lui e vivono felici e contenti fino alla bella età di anni 186. Vale a dire 93 lui e 93 lei. Queste sono le storie che piacciono alla gente, e la gente non ha neanche torto. Anch'io, quando vado al cinematografo, esigo che alla fine del film i due si sposino e vivano felici, e mi arrabbio se invece muoiono o si dicono addio, per sempre addio. Però, queste simpatiche storie di gente che alla fine si mette d'accordo per vivere felice e contenta non insegnano un bel niente. Divertono, ma non istruiscono. Sono invece più utili le storie sul tipo di quella di Sam. Ecco quello che dice Sam, uomo sincero, e quindi bisogna credergli. Io sono morto il 15 agosto 1931. Non so con precisione come avvenisse la cosa. Il fatto è che un giorno mi trovai ai piedi del mio letto, sul quale stava sdraiato un giovanotto con gli occhi chiusi e la barba lunga. Mi guardai compiaciuto. Allora ero grasso e figuravo bene. Ero davvero un bel cadavere. Mi guardai allo specchio. Ero in camicia e dietro le spalle mi erano spuntate due graziose ali azzurre, il mio colore preferito. Gli altri non potevano vedermi. C'era della gente nella stanza, intorno al mio letto, degli amici, dei parenti, dei genitori. Uno stava piangendo, gli altri parlavano sottovoce. Entrò improvvisamente la mia fidanzata ufficiale e, inginocchiatasi davanti al letto, cominciò a piangere forte. Un signore le toccò discretamente una spalla. Signorina, le disse, non dovete piangere. Per non fare confusione abbiamo stabilito di piangere uno alla volta. Il vostro turno è dalle 17 alle 18. La mia fidanzata ufficiale si asciugò gli occhi e, per ingannare l'attesa, cominciò a sfogliare una rivista. Entrò un fattorino con un biglietto e lo porse al signore dignitoso che, lettolo, si avvicinò a mio cugino che era di turno e stava piangendo e gli disse: «Per cortesia, dovete piangere anche per suo fratello, non può venire. Vuol dire che vi pagheremo lo straordinario». Mi sentivo leggero come una piuma. Avevo una voglia di provare le mie ali. Mi affacciai quindi alla finestra e mi gettai decisamente nel vuoto. Caddi a picco come un gatto di piombo. Non riuscivo a muovere le ali. Venne a raccogliermi un signore molto bello, con una gran barba, vestito di una lunghissima camicia e con due ali grigio-verdi. «Vi sta bene», disse, «non sapete che prima di volare bisogna fare il corso di guida?» «Scusate», gli risposi, «è la prima volta che muoio e non sono pratico». Cominciai subito il corso di guida. Riuscivo benissimo. In poche ore sapevo già volare fino a un terzo piano. Adesso erano rimasti in quattro attorno al mio letto e giocavano a briscola. Dormii appollaiato su un filo del telegrafo. I telegrammi mi facevano un po' di solletico ai piedi, ma si stava bene. La mattina dopo avevo appena cominciato le mie lezioni di guida quando un signore in camicia e con le ali mi chiamò. «Ehi voi, tal dei tali! Andate a versare in magazzino la camicia e le ali, dovete andar via». Rimasi malissimo. Io
Non ho fatto niente, obiettai. Perché mi mandate via? Perché si tratta di morte apparente, rispose con una smorfia di disprezzo quello dalle ali. Un vecchio vicino a me borbottò che ai suoi tempi quelle cose non accadevano. Così mi ritrovai improvvisamente vivo nel mio letto. La mia fidanzata ufficiale mi disse: «Come eri bello, Sam, quando eri morto!» Ma zio Filippo, con una smorfia di disgusto, disse rivolto a mio nipote: «Te l'avevo detto, il solito buon a nulla, neanche il morto è stato capace di fare!» Non ho mai dimenticato quelle parole, le ho ancora qui, sullo stomaco. Un giorno o l'altro li farò vedere io allo zio Filippo, se sono o no capace di fare il morto anche meglio di lui. Morale. Ecco, questo si chiama puntiglio, ovvero, come dice il Tommaseo, smania di aver ragione sopra gli altri in parole o in atti. Vale a dire, un uomo, un Sam qualunque, non è contento di aver dimostrato alla gente di saper benissimo vivere anche quando già gli altri lo hanno spacciato. No, egli ha le parole dello zio Filippo lì, sullo stomaco, e non sarà contento se non avrà dimostrato a zio Filippo di saper fare il morto anche meglio di lui. Cosa inconsulta e pericolosa il puntiglio, perché può condurre allo sfacelo anche le persone dalla struttura più solida e può portare enorme scompiglio nelle famiglie. Io so di due coniugi i quali erano così puntigliosi che una volta, venuti a diverbio, si fissarono nel cervello di voler avere ognuno l'ultima parola e alla fine morirono di consunzione. E non è da dire che ci cavassero qualcosa perché le ultime tre parole che essi pronunciarono le pronunciarono insieme. Quanto siamo stupidi! So di due signore borsaneriste che, risolute a superarsi l'un l'altra con lo sfarzo, si caricarono tanto di gioielli che alla fine perirono miseramente sotto l'enorme peso. Questo è il puntiglio che il Tommaseo chiama quasi diminutivo di punto, per denotare la meschinità di tali pretese. E ha ragione il Tommaseo.